Lo scorso agosto, un'utente chiamato AnonymousIS aveva scritto delle indiscrezioni sui nuovi iPhone 14 che ancora all'epoca dovevano uscire, sul forum MacRumors. In particolare si parlava di come sarebbe apparsa la nuova isola dinamica. Per i meno avvezzi si parla di questa cosa che vedete qua a schermo che nasconde la telecamera. Questo utente aveva dato anche altri dettagli di quello che doveva essere il nuovo iPhone 14, ma oggi non parliamo di questo. Perché oggi parliamo di come questo utente sapesse questa informazione. Aveva una sfera di cristallo? Era un dipendente Apple? No, semplicemente conosceva qualcuno dentro Apple che gli spifferava l'informazione. E Apple li ha beccati, entrambi. Come ha fatto? Lo vediamo dopo la sigla. You can... 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di come abbia fatto Apple a stanare la talpa dentro le sue mura. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se siete nuovi o di ritorno iscrivetevi al canale e cliccare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere un po' come ha fatto Apple a stanare questa gola profonda. Di fatto hanno usato un trucco piuttosto semplice ed efficace. Apple ha fornito ai vari dipendenti delle informazioni leggermente diverse per quanto riguarda le date di rilascio di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad. Quindi Apple ha fornito a diversi dipendenti diverse versioni di questa, diciamo, indiscrezione, con la speranza che qualora una di queste informazioni fosse saltata fuori sulla rete, sapevano a chi l'avevano data e quindi a risalire la spia. E così è stata! L'utente AnonymousIS, che si faceva chiamare Analyst941 su Twitter, ha detto che questi due prodotti Apple sarebbero usciti nel 2024 e nel 2025 rispettivamente, sempre per iPad. E la spia è stata anche beccata. E chi era? Sua sorella. E adesso stanno entrambi nei casini legali, perché non solo la sorella è stata buttata fuori da Apple, ma adesso se la devono vedere in tribunale con Apple. Prima di concludere, volevo darvi un piccolo aggiornamento sulla questione CIA e Meta, di cui vi avevo parlato in questo video qualche settimana fa. Sembra che i due Sandra e Raimondo abbiano raggiunto un accordo temporaneo fino al 6 ottobre. Questo accordo è stato fortemente voluto dal garante della privacy e, a meno che non sarà siglato un altro accordo a termine di questo, possiamo godere dei brani italiani su Instagram fino al 6 ottobre, quindi per i prossimi 5 mesi. Staremo a vedere quando arriverà il tempo e vi darò degli aggiornamenti, se ne usciranno. Benissimo pinguini, prima di concludere questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e di commentare qui sotto tutto quello che vi viene in mente, ovviamente inerente a questa questione o anche alla precedente, quella di Apple. E nel frattempo vi rimando agli altri contenuti che porto su questo canale, che troverete qua da qualche parte nelle schede. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Ghino.